è un convegno che riunirà delle voci provenienti da ambiti diversi, ma che riuscirà, credo, a dare a tutti noi una nuova visione delle cose, e ci farà capire che non c'è una strada unica, non c'è un pensiero unico, ci possono essere altre possibilità, ci possono essere altri territori che possono essere battuti, altre soluzioni per dare una svolta ad una situazione che ha dimostrato di essere, uso un termine forte, fallimentare, non so, una provocazione. Quello che tutti noi vediamo sono le politiche dell'austerità, che ormai da troppi anni si infrangono su tutti noi e che non stanno dando gli effetti e i risultati sperati. Allora, io prendo in prestito una frase che gli organizzatori della giornata di oggi hanno voluto scrivere, una frase di Einstein, l'hanno scritta nella brochure di presentazione dell'incontro di oggi. La demenza, cos'è demenza? Demenza è fare la stessa cosa ancora e ancora aspettandosi risultati diversi. È esattamente quello che i paesi occidentali, i paesi europei soprattutto, stanno facendo oggi. E per questo trovo molto interessante il discorso e i discorsi che sentiremo sulla base della MMT. Cos'è la MMT? Adesso tutti noi impareremo nei dettagli ascoltando Mosler, che è il suo ideatore, è il suo teorico, ci spiegherà che cos'è e in che modo può tirarci fuori da questo tunnel. Si tratta di una teoria che io trovo affascinante e realizzabile. Allora, affascinante perché ci fa capire appunto che non esiste un pensiero unico, non esiste soltanto la strada dell'austerity, e perché riporta lo Stato in quella dimensione che aveva fino a qualche anno fa e che ha perso negli ultimi anni. Ma riportare lo Stato nel suo ruolo centrale, nel suo ruolo propulsivo, chiaramente non significa deprimere e comprimere il privato, anzi è il motore propulsore che può far sviluppare meglio, ancora di più, il settore privato. Quindi non ci sono incompatibilità tra Stato e privato, quindi questo è il mito da sfatare e che la MMT sfata anche. Realizzabile perché è possibile fare. È possibile farlo, occorre la volontà politica naturalmente, occorre che l'opinione pubblica sia informata e prema sui politici. Oggi ne sentiremo due voci da questo punto di vista, prema su di loro perché si orientino verso una nuova direzione. Ora, le politiche neoliberiste, quelle dell'austerity, non sono delle leggi naturali come la legge di gravità, e quindi è possibile percorrere altre strade. Oggi lo vedremo. Noi abbiamo un programma molto, molto intenso, per cui gli organizzatori mi hanno ordinato di essere implacabile sui tempi, e quindi avviso tutti i relatori di tenersi nei tempi stabiliti, e se li interromperò o farò dei gesti, dei segni, non me ne vogliono. Devo dire subito una cosa: io trovo molto bello che questo dibattito si svolga in una università, perché l'università è il luogo dove la conoscenza deve essere non solo creata, ma deve essere diffusa nell'autonomia, nell'indipendenza, nella pluralità. E quindi devo dire, il primo ringraziamento va all'Università degli Studi di Bergamo, che ha ospitato attivamente questa riunione di oggi. Io invito il magnifico rettore Remo Mozzenti a salire qui sul palco e a fare i suoi saluti, il suo discorso di benvenuto. C'è la professoressa Bergamaschi al posto. Come potete vedere, non sono arrivato.
Mara Bergamaschi, sono prorettore al bilancio, fundraising e finanza d'Ateneo e ho in questo, beh, sostituisco in questi, in questa augurio di buon lavoro, in questo benvenuto che vi diamo all'Università di Bergamo, il prorettore Remo Morzenti, che purtroppo aveva un impegno subito dopo le tre e quindi è stato qua all'inizio, ma poi quando ha visto che eravamo leggermente in ritardo ha dovuto assentarsi, quindi mi ha chiesto di poterlo sostituire. Quindi è con piacere che vi porto i suoi saluti, come vi dicevo vi do il benvenuto e sono molto contenta di far questo perché ritengo che questa iniziativa ci dia l'opportunità, noi come Università di Bergamo, di sottolineare due aspetti che per noi sono molto importanti e a cui teniamo moltissimo. Il primo aspetto riguarda il rapporto quindi, che si viene a creare, che si deve venire a creare tra un'università, il suo territorio, i diversi attori del territorio, quindi che siano essi politici, che siano essi imprenditori, che siano essi studenti, che siano essi professori, perché siamo comunque dell'idea che solo attraverso un lavoro comune, un confronto comune, una sinergia, la creazione di sinergie, di unità tra tutti questi attori è possibile sostanzialmente promuovere dello sviluppo e quindi per noi è fondamentale tutto questo. Tra l'altro l'università è da sempre un luogo di promozione della cultura, di promozione della conoscenza, di promozione del confronto e quindi siamo con piacere che diamo la possibilità a questo, attraverso questo workshop che si svolga un confronto attivo tra attori differenti che rispetto al ruolo che hanno porteranno naturalmente prospettive diverse, quindi questo è molto importante. Tra l'altro tratta di un tema piuttosto rilevante perché sono le prospettive del nostro paese, quindi riguarda il possibile sviluppo del nostro paese e quindi questa iniziativa sicuramente è un'iniziativa che anch'io ritengo sia molto importante che avvenga e che sia stata costruita all'interno dell'università, proprio perché l'università ha questa funzione proprio di fare incontrare anche diversi attori e promuovere confronti anche a volte su con prospettive e con vedute anche differenti. La seconda cosa importante che mi preme sottolineare è l'attenzione ai giovani. Questa è un'iniziativa che è stata creata anche attraverso questa organizzazione che è la si chiama Junior Enterprise Bergamo, giusto? Che è un'associazione degli studenti dell'Università di Bergamo, quindi persone giovani, e noi siamo convinti sostanzialmente che siano i giovani che il nostro futuro. E quindi è molto importante anche in questo tempo, in questo momento, dare attenzione a tutte le iniziative che vengono sostanzialmente dal basso, perché riteniamo che sia che un'altra funzione dell'università sia proprio quella di costruire piano piano delle personalità, quindi andare a costruire delle persone che poi prima ancora probabilmente di diventare imprenditori, economisti, piuttosto che ricercatori, eccetera, debbano essere dei cittadini consapevoli, no? Oggi si parla di prospettive economiche e sociali e penso che qualsiasi cittadino è e deve essere fortemente interessato a quello che può essere il futuro del nostro paese. Quindi noi come università riteniamo che il futuro sia agevolato solo se riusciamo a sviluppare e investire sui giovani e solo se cerchiamo di trovare in qualche maniera una sinergia tra i diversi attori sul territorio. Quindi non un'università staccata dalla società, ma un'università sostanzialmente che cerca esattamente di sviluppare un ruolo che sia un ruolo di trade union tra i diversi attori. Quindi io non posso far altro che augurarvi buon lavoro e quindi lasciare la discussione, far partire la discussione che mi sembra sicuramente molto interessante. Grazie. Grazie mille, grazie ancora davvero per aver ospitato questa giornata.